Si continua a parlare di banche, la notizia del giorno è quella che l'Unione Europea in merito ai fondi ricevuti dalla Tercas ha detto sono aiuti di Stato e dovranno essere risarciti, però non è una preoccupazione, in che senso? Non è una preoccupazione perché questa decisione della Commissione dell'Unione Europea è davvero incomprensibile. Oltretutto il fondo da obbligatorio sarà trasformato in volontario, c'è ormai la quasi totalità degli aderenti, per cui penso che non cambierà nulla rispetto a quanto è avvenuto nell'ottobre, credo, dell'anno scorso, con la Banca Popolare di Bari che attualmente gestisce sia la Tercas che la Caripe. Credo che a questo punto la cosa migliore sia forse quella di fare in maniera tale che il sistema bancario abruzzese pensi un po' al futuro, cioè come accompagnare questa ripresa economica che è in atto, anche se molto leggera, molto timida direi, e ecco, evitando polemiche che alcune volte a me sembrano davvero eccessive. In qualche modo si parla sempre di più dello scontro tra la Germania e l'Italia, perché questo in qualche modo sembra un attacco che non è giustificato, è così anche secondo voi? Secondo me sì, perché il fondo interbancario ha posto in essere delle decisioni su indicazione dello Stato, il che mi sembra una cosa, perché il fondo interbancario è completamente privato e appartiene cioè a tutte le banche, sono le banche che hanno contribuito a risanare la Tercas, la Caripe, ecco, quindi c'è una componente privata direi fondamentale in tutto questo, mentre, questo è un fatto da sottolineare, negli anni precedenti alcuni paesi, tra cui anche la Germania, la Francia, il Portogallo, l'Irlanda, davvero tanti paesi, la Spagna, hanno usufruito di interventi diretti da parte dello Stato, quindi aiuti di Stato in senso davvero completo.